Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, vi faccio vedere ora la temperatura e il rendimento dei pannelli nelle ore centrali del giorno. Ora scendiamo giù nei pannelli e controlliamo la temperatura. Queste sono tutte la stringa dei pannelli. Adesso scendiamo e controlliamo. Io vi ricordo iscrivetevi al canale. Allora, siamo qui, siamo scesi sui pannelli. Come vedete, questa qui è tutta la stringa. Pannelli da 280 watt ciascuno. Qui si vede il cavo che porta la corrente sotto. Io ho fatto passare il cavo in questo punto, però poi magari faremo un video per i collegamenti. Questo qui che vedete è un filo dell'antenna, quindi non c'entra niente, ma i collegamenti si fanno nell'ultimo pannello, si prende il più e il meno di tutta la stringa, poi passa da qui il corrugato e scende giù dove è l'inverter. Allora, adesso misuriamo la temperatura dei nostri pannelli. Come vedete, è una giornata bellissima, quindi il sole è pieno. Sono le ore 13:40, quindi abbastanza caldo. La temperatura esterna è sui 32, quasi 33 gradi in Sicilia. Allora, controlliamo la temperatura. Quarantadue e otto in questo punto. Quindi, come potete vedere, già 42. Ci spostiamo, controlliamo più qua. Andiamo in un altro pannello. 46 e 1 addirittura. Andiamo più in qua. 46 e 3, 44 e 7, è abbastanza alto. Vediamo nell'altro pannello, 45 e 6, 44 e 9. Comunque è una temperatura abbastanza alta. Quindi ovviamente, come si sa, l'ideale sarebbe una temperatura di 25 gradi per avere la massima efficienza dei pannelli. Così giustamente prendiamo qualche centinaio di watt e si nota. Comunque, questa qui l'abbiamo controllata e come potete vedere la temperatura nelle ore centrali del giorno si alza. Infatti è sconsigliabile anche bagnarle per non far creare delle crepe nel vetro, anche se sia un po' difficile, però meglio evitare. Poi più avanti vorrei installare in quella zona lì altri pannelli e vediamo un po'. Comunque, il prossimo video magari vi farò vedere i collegamenti qua, tiriamo i fili sotto i pannelli, così vi faccio vedere come sono collegati per chi magari non lo sa. Ok, una buona giornata e iscrivetevi al canale.